La Camera respinge. Siamo all'1.38 De Lorenzis. Contrario alla Commissione e Governo, favorevole ai relatori di minoranza, votazione aperta. Gallinella. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge 1.19 Grimoldi. Onorevole Allasia, prego. Grazie, signor Presidente. Ma l'emendamento 1.19 a firma Grimoldi è analogo al precedente in cui la Lega si è posta favorevolmente, perché è figlio dell'emendamento precedente che è stato accantonato dai relatori di maggioranza 1.85, in cui si sta cercando di fare una valutazione più oggettiva, dove proprio nell'1.85, nello specifico, si chiede maggiormente di aiutare le imprese di autotrasporto e le piccole e medie imprese che vantino credito nei confronti dell'ILVA, prorogando al 30 giugno 2016 la sospensione delle procedure di esecuzione cautelari relative ai tributi e cartelle di riscossione imprese sull'indotto dell'ILVA e proroga al 21 dicembre 2016 la data di restituzione delle somme non versate per effetto della sospensione. Perciò, aspettando l'accantonamento, noi abbiamo aspettando la riformazione dopo l'accantonamento, vorremmo fare una valutazione più puntuale con gli emendamenti 1.19, 1.18 e 1.20 per verificare la possibilità di trovare una soluzione per queste piccole e medie imprese, a differenza del 1.38 in cui c'era una generazione dei contratti in essere per l'indotto globale. Perciò, indubbiamente, per evitare di far confusione, abbiamo fatto questa precisazione per queste piccole e medie imprese, in cui abbiamo soprattutto l'onorevole Caparini in questi 10 decreti a nome dell'ILVA. Ha sempre cercato di tutelare la continuità e soprattutto beneficiare per quello che hanno già lavorato in precedenza. La ringrazio, onorevole Allasia. Onorevole Allasia, se ho ben capito, lei sostanzialmente richiede di accantonare anche questi tre, di votarli subito, però chiede, allora, chiede la parola anche il relatore, prego. Io chiederei all'Aula, visto il buon andamento dei lavori, visto che la questione che prima veniva ricordata dal collega si interseca invece anche con gli altri emendamenti che abbiamo chiesto di accantonare, che vorremmo poter avere il tempo di esaminare con calma nel Comitato dei Nove, se fosse possibile sospendere l'Aula almeno fino alle ore 16 in maniera da affrontare gli emendamenti accantonati nel Comitato dei Nove e poi riprendere l'Aula anche con il parere della Commissione Bilancio. Mi sembra una proposta di buonsenso, se non vi sono obiezioni, l'Aula è sospesa, il provvedimento riprende con la ripresa alle ore 16. In più comunico che il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza il senatore Stefano Collina in sostituzione della senatrice Maria Spilabotte, dimissionaria. La seduta.